Una giornata di festa, possiamo dire, ma una giornata nella quale ci dobbiamo ricordare che la prevenzione per il tumore al seno in questo caso, è importante ed è importante ricordarlo tutto l'anno. Sì, effettivamente questa è una giornata dedicata alla prevenzione, essendo il mese internazionale della prevenzione del cancro al seno. Combinazione poi tra l'altro oggi è anche la giornata nazionale del cammino, per cui siamo riusciti per un colpo di fortuna a unire le due cose. La nostra attività credo che ormai sia conosciuta a sufficienza perché siamo presenti sia allo screening sia in ospedale e poi pezzo forte sono questi corsi di cucina preventiva oncologica che con l'aiuto di Giovanni Allegro riusciamo a portare avanti e sono sempre molto apprezzati. Parliamo di alimentazione che può evitare addirittura l'insorgere di tumore. Certo, ma sicuramente i programmi di screening, no, hanno una loro validissima utilità, altrimenti non li farebbero, no, perché sono programmi che richiedono energie, costi e tutto. Però è un tipo di prevenzione quella, no? Quella con l'alimentazione è una prevenzione, diversamente efficace, potremmo dire, no? Nel senso che oggi, con quello che sappiamo, il cibo è in grado di prevenire in maniera consistente da un punto di vista percentuale i tumori, almeno un 20, 30 e anche più per cento dei tumori, considerandoli tutti complessivamente, potrebbe essere prevenuto utilizzando nell'alimentazione di tutti i giorni, nel cibo quotidiano che mettiamo nelle nostre tavole, alcuni criteri, alcuni concetti semplici, no? Che già conosciamo, che già sappiamo, che già sono stati studiati, no? Quindi perché non farlo, insomma? Nel menu che abbiamo fatto oggi, un pochino questi concetti sono messi, ecco, non è il menu tipo naturalmente perché oggi è un banchetto, è una festa e quindi come si sa quando c'è una festa si mangia un po' di più, insomma, no? Però comunque anche in un ambito così, no, festoso si può fare una certa attenzione a mettere ingredienti, quindi il dolce ad esempio l'abbiamo fatto senza usare lo zucchero, la cucina è molto sgrassata, no? Pur essendoci un pochino di cibo animale ci sono poco o quasi niente latticini in modo da renderla più leggera. Quindi c'è sempre una qualche strategia che si può adottare per rendere l'alimentazione più sana ed equilibrata. Quali sono i cibi che bisognerebbe evitare o comunque ridurre, quelli di origine animale? Sì, il cibo di origine animale se ne consuma troppo, no? Quindi quello che ci sta chiedendo il mondo della medicina oggi non è diventare vegetariani o diventare vegani, no? Ci mancherebbe. Diciamo bisogna ridurre la quantità perché in relazione allo stile di vita che si fa oggi se ne consuma troppo. Semplicemente mangiare meno carne e questo può essere fatto benissimo introducendo i legumi che sono un ingrediente importante tra l'altro della dieta mediterranea. Noi l'Italia, no, è il centro del Mediterraneo, dovremmo in teoria seguire la dieta mediterranea che ci invidiano in tutto il mondo, ma sempre meno persone in Italia mangiano in maniera mediterranea e sempre più in un modo così, un po' stravagante, moderno, chiamiamolo così, no? E nella dieta mediterranea i legumi sono un cibo che c'è presente nel menù tutta la settimana, no, non soltanto a Natale con lo zampone, insomma, no? Le lenticchie con lo zampone, che quello è un grande piatto per carità, però quando si utilizzano i legumi, no, si consuma già automaticamente meno carne, meno uova, meno formaggi. Tra le carni sono da preferirsi naturalmente le carni bianche, perché le carni rosse, ma in particolare le carni conservate, sono quelle considerate più a rischio. Non lo dico io, non lo dice qualcuno che si è svegliato improvvisamente al mattino, ma sono le raccomandazioni del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, le più ben documentate da un punto di vista scientifico. Poi, no, le altre raccomandazioni sono usare i cereali integrali. Oggi faremo un risotto tradizionale, un risotto al Barbera, no, con un po' di cavolo cappuccio, con un po' di cipolla, eccetera, ma metteremo il riso integrale anziché il riso bianco, no? Il riso integrale ha un più basso indice glicemico e tiene più bassa la glicemia, aiuta, no, a far funzionare meglio il nostro metabolismo. Frutta e verdura non devono mancare. Ecco, oggi, no, la maggior parte del tempo l'abbiamo passato ad occuparci della verdura, che in questo menù ce n'è tanta. Quindi basta che non manchino, che siano di stagione e come vedete non è che bisogna fare chissà che cosa di complicato, sono convinto
consigli semplici alla portata di chiunque, che tutti possono mettere in pratica. No, l'altro consiglio era ridurre i cibi raffinati, quindi tutti i cereali bianchi raffinati, riso bianco, farina 00, eccetera, ridurli perché hanno un alto indice glicemico, ci alzano la glicemia, mettono a soqquadro il nostro metabolismo, no? Quindi abbastanza semplice. Lo zucchero, no, si usa un pochino di zucchero, non si usano chili di zucchero, no? Quindi anche già solo il nostro buonsenso, senza aspettare le raccomandazioni mediche, dovrebbe dirci queste cose e ci dovremmo arrivare da soli, no? Sembra che però il buonsenso di questi tempi non sia la risorsa più elevata della comunità, insomma. Abbiamo un bel gruppo di volontari e questo lo vorrei dire, che veramente ci mettono anche l'anima, non solo il corpo, perché facciamo tutto noi e quindi non professionisti, ma veramente col cuore, per poter donare, per poter regalare un momento anche di serenità alle donne che stanno attraversando un particolare momento. Sul territorio abbiamo tantissimi servizi che l'ASL TO4 mette in atto, in particolar modo lo screening mammografico di Strambino, che offre gratuitamente alle donne l'accesso per eseguire la mammografia, e questo sicuramente sul territorio è una cosa non solo gradita, ma consente veramente di fare diagnosi precoce, essere tempestivi proprio per riuscire a curare e dare qualità di vita ottime alle pazienti che magari ricevono questo tipo di diagnosi inizialmente spiacevole. In alcuni casi selezionati, dove ci sono delle familiarità con dei geni accertati di BRCA1 e 2 mutati, è possibile accedere a dei percorsi di screening, diciamo così, particolari, con anche l'utilizzo di ecografie precoci, l'utilizzo della risonanza. Però nella maggior parte della popolazione l'inizio della mammografia con prevenzione serena è previsto a partire dai 45 anni su adesione volontaria fino ai 49, e poi sì, con accesso annuale all'esecuzione della mammografia. Invece nella popolazione dai 50 ai 69 anni le donne ricevono una lettera a casa per essere invitate a fare la mammografia ogni 2 anni. Attualmente la Regione Piemonte ha allargato ulteriormente la fascia di età, per cui le donne anche dai 70 ai 75 anni, se vogliono, possono continuare a fare con prevenzione serena la mammografia ogni 2 anni. E ci tengo oggi, come diceva la nostra presidentessa dell'ADOD, abbiamo unito il bello, diciamo, della cucina preventiva con la camminata, anche perché gli ultimi studi scientifici, in particolar modo gli studi di ANA, che sono stati fatti in collaborazione con l'Università di Torino, hanno dimostrato che l'attività fisica non solo previene, ma anche nelle donne operate riesce a ridurre le recidive, e quindi questo è un messaggio importante da dare alle donne. Ma se l'esito ci dice che siamo all'inizio dello sviluppo di un tumore, si può fare ancora molto oggi? Assolutamente sì, la prevenzione serve proprio per questo, cioè la diagnosi precoce serve per trovare tumori sempre più piccoli, che quindi consentono una chirurgia sempre più conservativa, sempre più rispettosa anche dei canoni di bellezza, di apprezzamento fisico della donna stessa nel suo percorso, e sono consentite anche delle terapie oggi come oggi molto più personalizzate, quindi anche chi deve fare chemioterapia o radioterapia riesce ad avere dei percorsi sempre all'interno di linee guida, quindi convalidati da studi scientifici, ma con la possibilità di alcune personalizzazioni in base all'istotipo della malattia e anche alle caratteristiche biologiche e fisiche della paziente, quindi a seconda dell'età e di tutte alcune caratteristiche recettoriali che vengono analizzate sia nella fase preoperatoria che postoperatoria, proprio sul pezzo anatomico del tumore che viene asportato.